e 30 settembre 2019, ore 14 e 17. Abbiamo la diretta web. Do la parola al segretario per l'appello. Grazie. Grazie Presidente. De Magistris presente. Cacciapuoti. Cacciapuoti assente? Assente. Caiazzo. Presente. Capasso. Elpidio, chiedo scusa. Presente. Capasso Francesco. Presente. Carbone. Presente. Cascone Francesco. Cascone c'è? Assente. Cirillo Giuseppe. Presente. Cirillo Vincenzo. Presente. Coccia. Presente. D'Alterio. Presente. Di Maiolo. Assente. Iorio. Presente. Iovino, l'ho visto prima. Presente. Iossa assente. Lettieri assente. Maddaloni presente. Marrazzo presente. Pace presente. Presente. D'Alterio presente. Quaglietti presente. Di Maiolo. Ragosta assente. Iorio assente. Iovino, Gambati visto prima. Assente. C'è, rettifico, c'è il titolo, l'ho visto prima, eccolo, era coperto, chiedo scusa, presente, Tozzi, presente, Presidente, sono presenti, 19, assenti, grazie, la seduta è valida, nomino scrutatori, consigliere Pace, Iorio e Tozzi. Comunicazione del Sindaco, prelievi fondo di riserva numero 224, numero 229 del 9 settembre 19 e numero 231 del 18 settembre 19. Al punto 2 dell'ordine del giorno, approvazione schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018, deliberazione Sindaco numero 236 del 18 settembre 19, metto in votazione, chi è favorevole al... Un attimo che c'è il consigliere Capasso, Movimento 5 Stelle, che chiede di intervenire. Grazie Sindaco per la parola. Allora, mi spiace intervenire in questo modo, in questa seduta, però ricordo quando mi sono insediato in questa assise, diedi la mia disponibilità a collaborare per il bene dei paesi facenti parte della città metropolitana e dare il mio contributo fattivo e quindi non fare quello che solitamente viene riconosciuto alla minoranza, vale a dire un ruolo di ostruzionismo oppure di signor no. Però, Sindaco, per poter fare questo, i consiglieri della città metropolitana vanno messi in condizione di poter lavorare e di poter leggere i documenti. Gli atti del Consiglio, gli atti del Consiglio d'oggi sono stati pubblicati sul CLUD soltanto stamattina, tra le 10:30 e le 11:00. Mi verrà detto che ci si può recare tranquillamente presso gli uffici per poterne prendere visione. La conferenza dei capigruppi si è tenuta giovedì, quindi l'unico giorno disponibile sarebbe stato il venerdì. Questo significa che al giorno d'oggi, non so se i miei consiglieri sono riusciti ad accedere agli atti in maniera più celere di me, ci ritroveremo a votare punti all'ordine del giorno importanti, come quello a cui adesso ci approcciamo a discutere, senza aver avuto la possibilità di visualizzarli in tempi, diciamo, decenti, mi passi il termine. In più, siamo ancora in attesa della costituzione delle commissioni. Io credo che il nostro lavoro come consiglieri in città metropolitana venga ridotto ad un mero alzabraccio a secondo se si è favorevoli, contrari oppure astenuti, se non si ha la possibilità concreta di incidere attraverso le commissioni che ancora oggi non sono state costituite. Oggi voterò astenendomi al consolidato di bilancio, ma magari avrei potuto votare anche parere favorevole, ma non mi permetterò mai, non mi sognerò mai di votare parere favorevole su un atto così senza nemmeno avere il tempo di visualizzarlo oppure di poter incrociare i dati o di interfacciarmi con gli uffici. Sarebbe un'offesa ai cittadini che rappresentiamo. Allora la cortesia che chiedo
è che perlomeno la conferenza dei capigruppo non venga convocata il giovedì col convocazione del Consiglio per il lunedì, perché altrimenti i tempi per accedere agli atti per noi consiglieri diventano minimi, e soprattutto che vengano costituite le commissioni quanto prima, per far sì che effettivamente possiamo dare un contributo concreto e fattivo all'operato di questa amministrazione. Grazie. Consigliere, una breve precisazione sul piano squisitamente politico, poi do la parola al segretario sulle sue doglianze con riferimento ai tempi. Io le posso assicurare, almeno per quella che è la mia esperienza, ma anche del confronto che abbiamo avuto, che qui nessuno di noi viene solamente per alzare la mano così senza sapere quello che fa, perché sarebbe, diciamo, irriguardoso nei confronti di ognuno di noi. Certe volte ci sono delle esigenze sicuramente di urgenza, come oggi, che bisogna approvare un atto particolarmente significativo che possa dare il via libera al piano strategico, ma assolutamente condivido l'idea che ognuno di voi, ognuno di noi possa sempre essere messo nelle condizioni, di poter al meglio espletare il proprio lavoro di consigliere, e ovviamente rinvio al dibattito, alla dialettica dell'Aula che è sovrana, il suo auspicio per la più celere costituzione, la più celere tempistica possibile per la costituzione delle commissioni. Invece, per quanto riguarda le doglianze relative alla giornata odierna, prima di dare la parola ai consiglieri che hanno chiesto di intervenire, faccio parlare un attimo il segretario Meola. Grazie. Grazie Presidente, per una comunicazione doverosa vorrei precisare quanto segue. Ho appena appreso dagli uffici che in verità il caricamento di tutti i dati a cui il consigliere Cascone faceva riferimento è avvenuto in data venerdì 27 settembre, tuttavia a causa di un mero errore il caricamento non ha determinato la condivisione con tutti i consiglieri. Voglio però precisare che questo consiglio nella sua composizione può interamente e validamente esprimere il proprio voto, poiché tutte le delibere che vengono proposte oggi all'attenzione del Consiglio metropolitano sono già state approvate dal sindaco metropolitano con le funzioni di giunta e sono già state trasmesse mediante folium a tutti i consiglieri, lei compreso, nella stessa data, o immediatamente dopo l'avvenuta approvazione da parte del sindaco, segnatamente. Per gli atti di maggiore interesse, oltre quelli di rilevanza a cui lei fa riferimento, sono stati approvati il 18 settembre l'approvazione dello schema di bilancio consolidato e immediatamente trasmessa la comunicazione a tutti i consiglieri, le linee di indirizzo e il piano strategico approvate il 26 settembre dal sindaco metropolitano e immediatamente trasmessa a tutti i consiglieri. Quindi mi scuso a nome degli uffici il mio personale per l'errore informatico che è stato commesso. Tuttavia, il Consiglio e tutti i consiglieri sono in grado di esprimersi compiutamente. La ringrazio. Mi sembra che hanno chiesto di intervenire il consigliere Carbone e il consigliere Iovino. Se non vado errato, sì. Consigliere Carbone, prego. Grazie, sindaco. A proposito, in merito alle doglianze del consigliere Capasso, voglio ricordare che il bilancio consolidato è meramente un atto tecnico, però noi insieme all'ufficio e alla dottoressa Mela abbiamo messo su una relazione. Se riteniamo dover leggere la relazione, noi possiamo anche leggerla. Io voglio dire, siamo qui disponibili a dare ogni tipo di spiegazione e ogni tipo di delucidazione in merito. Mi rivolgo all'Aula, se dobbiamo fare anche questo passaggio lo facciamo. Ripeto, è un atto meramente tecnico, ma grazie alla dottoressa Mille abbiamo messo su questa relazione. Vediamo insieme cosa fare. Grazie, abbiamo anche la dottoressa Miele qui presente, che ringraziamo sempre per la sua competenza e abnegazione. Consigliere Iovino, lei ha chiesto di intervenire. Sì, grazie. Era giusto, innanzitutto ringrazio per l'intervento fatto da Capasso sulla possibilità di collaborare, quindi questo Capasso Francesco, quindi sulla possibilità di collaborare, ma naturalmente i lavori rispetto ai quali il nostro ente più o meno è impegnato e soprattutto anche rispetto a quelle che sono le dinamiche degli organi di questo ente, perché tutti sanno che noi abbiamo praticamente la figura del sindaco che poi alla fine ha una funzione anche deliberativa, allora quindi tutti gli atti, non essendoci più una giunta, tutti i consiglieri quando poi ci sono le deliberazioni sindacali vanno seguite, perché poi in un certo qual senso vengono sì
portate in consiglio metropolitano, ma già in una fase esecutiva, in una fase diciamo già avanzata di deliberazione. Allora, la conferenza dei capigruppo, per il quale tutti i punti all'ordine del giorno, e spesso diciamo diventa, ce lo diciamo sempre con tutte le altre forze politiche, in particolar modo con Forza Italia, con PD, che sono sempre presenti, diventa in un certo qual senso una cabina importante rispetto alla quale tutti siamo a conoscenza delle deliberazioni del sindaco, quindi la partecipazione rispetto alla conferenza dei capigruppo, che apparentemente può sembrare un ente terzo, ma che di fatto rispetto a questa funzione che ha la deliberazione sindacale, rispetto a quella che è l'organo del Consiglio metropolitano, come dire, assume una rilevanza oltre l'informazione, ma naturalmente la conoscenza di quelli che sono gli atti che ha deliberato il sindaco e quali sono poi i tempi rispetto ai quali il sindaco li ha deliberati, ma quali sono i tempi rispetto ai quali il Consiglio metropolitano viene informato. Quindi è importante partecipare alla conferenza dei capogruppo, lo dico io, ma anche gli altri capigruppo lo sanno, perché le ultime capigruppo le ho presiedute nella qualità di vice sindaco, quindi mi sono maggiormente reso conto che la funzione, il modello di organizzazione di questo ente, dopo la deliberazione operativa e diciamo quella fase consultativa della conferenza e poi di passaggio al Consiglio metropolitano, diventa fondamentale anche in questa fase intermensa della partecipazione alle conferenze metropolitane. Grazie. Grazie, allora mettiamo in votazione l'atto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, maggioranza astensione Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Abbiamo al punto 3, linee di indirizzo del piano strategico, aggiornamento e integrazione, elenco interventi del parco progetti dei comuni, piano operativo, destinazione delle risorse economiche relative all'elenco interventi, variazione di bilancio per complessivi euro 19.460.642,22, aggiornamento del DUP. Chiede di intervenire il consigliere Tito, ne ha facoltà. Grazie. Sindaco, oggi con la delibera che ci accingiamo a votare, il secondo step di un cronoprogramma del piano strategico, noi nella prima delibera voglio ricordare che abbiamo stanziato circa 132 milioni di euro, oggi ne aggiungiamo altri 19 per un totale di 151 milioni di euro. Con questa delibera andiamo a finanziare altri 13 comuni della città metropolitana. Voglio ricordare, e lo dico a tutti i consiglieri metropolitani, che il 6 giugno noi abbiamo stabilito con un atto di indirizzo una delibera in cui si dettavano le linee di indirizzo da parte dei comuni per la presentazione dei progetti. Lo voglio ricordare perché il termine ultimo è il 15 ottobre e pertanto invitiamo a chi a tutt'oggi non ha comunicato i progetti e abbia lavorato per questa cosa si faccia presente. Voglio aggiungere una cosa importante. Io in questo periodo ho sentito tante, fatemi passare il termine, di chiacchiere. Noi ogni volta, e grazie a una intuizione del sindaco metropolitano Luigi De Magistris, che ha messo in campo un evento straordinario, forse è il primo e dico forse sarà anche l'unico di tutte le città metropolitane, che ha avuto il coraggio di mettere in campo un tale impegno affinché con il piano strategico si potevano distribuire risorse importanti per i territori. Ma tutto questo dobbiamo dare anche merito al lavoro costante del direttore generale, della struttura che ha coordinato tutti i lavori, i progetti e tutte le delibere. Io voglio aggiungere un discorso che deve andare al di là della politica. Molte persone, Iossa, scusami, aviva senso. Molte persone, tra cui anche qualche consigliere che è andato via, facevano da gufi su questa operazione. Hanno scritto, hanno attaccato, sono andate a chiedere notizie alla Corte dei Conti e anche la Corte dei Conti hanno detto: andate avanti, state nella piena legittimità
degli atti che voi state portando avanti. Ed è un merito del Consiglio metropolitano, un merito del sindaco, di chi ogni giorno ci avvalla e ci accompagna in questo percorso, come la figura del segretario generale, che ci ha dato notizie importanti. Ed oggi non solo noi approviamo il secondo step di 19 milioni di euro, ma siamo in linea con quanto detto nell'ultimo Consiglio metropolitano, che approviamo finalmente un accordo quadro, convenzione, in base all'articolo 30 o 34, che ci consente, dalla nascita del piano strategico, che era il mese di ottobre del 2018, ad oggi arrivare entro 11 mesi di grande lavoro, la possibilità che l'approvazione di questo delibera, e chiedo che venga votata all'unanimità, perché è un atto doveroso verso tutti quei comuni che noi rappresentiamo, perché noi indiscriminatamente rappresentiamo 92 comuni della città metropolitana. È la più grande e bella operazione che la città metropolitana abbia potuto mettere in campo. Grazie sindaco, grazie ai consiglieri che ci hanno supportato e grazie soprattutto ai tecnici che hanno la nostra stima incondizionale, perché senza di loro noi non avremmo mai potuto raggiungere questi traguardi. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il consigliere Pace, ne ha facoltà. Grazie Presidente, io mi associo a quanto detto dal collega Tito e vorrei sottolineare un aspetto che non è secondario in questo momento. Velocizzare nei limiti del rispetto delle norme, trovare la strada maestra più rapida e più efficace per fare concretamente le cose, oggi non è una scelta amministrativa, oggi è un imperativo categorico che ci viene direttamente dai tempi che stiamo vivendo. Vorrei soltanto ricordare che all'interno del piano strategico tutto l'asse B, tutte le indicazioni di cui alla lettera B vanno nella direzione di ciò che il mondo sta scoprendo adesso, almeno così pare sul piano politico. Noi ci siamo mossi già dal 2015 mettendo al centro del nostro piano strategico i mutamenti climatici e la previsione delle resilienze da mettere in essere, delle misure di sostegno non soltanto ai comuni ma a tutti i soggetti pubblici che in qualche maniera sono coinvolti nella gestione del patrimonio naturalistico e del recupero del suolo anche a livello urbano. Fare in maniera che la reattività della città metropolitana sia rapida, sia veloce, non incappi in pastoie di tipo amministrativo, diventa non un fatto, ripeto, amministrativo, ma una scelta politica assolutamente essenziale. Io credo che con questa delibera che noi andiamo ad approvare, con questa noi aggiustiamo il tiro su una questione che ci deve accompagnare da subito. Noi non abbiamo il tempo di aspettare ciò che non si può aspettare. Dobbiamo essere reattivi, rapidi e veloci e dobbiamo dare risposte concrete. Il mio applauso va anche alla struttura tecnica che ha trovato il modo di sbloccare una situazione che cominciava a diventare pericolosa. Grazie. Più che cattivi bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza, consigliere Pace. Lei lo sa perché lei ha detto cattivi. Consigliere Coccia, prego. Grazie sindaco. Sindaco, anch'io mi associo all'unanime gioia che c'è in questo momento, soprattutto perché appunto leggendo l'asse 1 cultura come sviluppo, decisamente credo che abbiamo imbroccato la strada più giusta. Io sto venendo da Roma, dove per 3 giorni ho partecipato a questo evento che si tiene ogni anno e che per 3 anni noi abbiamo partecipato, è la quarta volta che partecipiamo. E assicuro di piano strategico si è parlato in tutti questi 3 giorni, di piano strategico delle regioni e di piano strategico delle città. L'unica città metropolitana presente però era la nostra e incredibilmente una delle poche regioni assenti era la nostra. Mi dispiace dover dire questo che la regione Campania era assente perché è incredibile come si possa interloquire con la regione Piemonte, con la regione Toscana, soprattutto in questo momento con la regione Lazio che era la promotrice e collega accoglieva l'evento, ed è davvero triste notare che c'è un grande interesse nei confronti della Campania, ma la Campania non c'è.
c'è la città metropolitana di Napoli, e meno male che c'era la città metropolitana di Napoli, altrimenti davvero c'era un vuoto assoluto da parte del Sud, se si esclude la Puglia e se si esclude Matera. Noi in quell'occasione, Sindaco, abbiamo presentato degli eventi che ci riguardano direttamente. Abbiamo presentato il Cammino dell'Acqua e così abbiamo potuto anche far sapere a tutti che Napoli è la prima e l'unica città che ha deliberato per l'acqua pubblica. Abbiamo presentato la rotta di Enea per dire che Enea è sbarcata sui nostri liti e per mettere insieme tutta quella che è l'area del Mediterraneo, quell'area che sembra invece soltanto interessata alle guerre e alle morti. E abbiamo messo in particolare rilievo tutta l'area dei Campi Flegrei che appunto accolgono questa splendida associazione internazionale. Abbiamo messo in rilievo i comuni del nord con questo progetto della Green Belt. E questo in linea con quanto diceva prima il consigliere Pace, che noi forse sull'ambiente siamo arrivati forse un po' anche prima degli altri. Abbiamo parlato anche di, ovviamente, siccome la cultura è sviluppo, abbiamo parlato delle nostre eccellenze che vengono prodotti dai nostri contadini con un volume che è stato prodotto per noi dallo Store Food, e abbiamo parlato di scuole. Abbiamo parlato di scuole perché abbiamo presentato il volume redatto questo dal Comune di Napoli su 31 scuole che partecipano ogni anno all'osservatorio UNESCO, sii cittadino della tua terra. Abbiamo parlato dell'uomo che vive nel vulcano, ancora i Campi Flegrei, e abbiamo parlato di possibilità di sviluppo attraverso la lavorazione del corallo e del cammeo, che è una nostra particolarità. C'è stato un incisore che è rimasto tutto il tempo ad incidere sotto gli occhi meravigliati della Cina, dell'Argentina, della città di Filadelfia, della Svizzera, di tutte le città presenti, di tutte le regioni presenti, con la sola esclusione, devo dire, della regione Campania. Ebbene, questo perché l'abbiamo potuto fare? L'abbiamo potuto fare perché la cultura è sviluppo, come è scritto nel piano strategico. E tuttavia, Sindaco, ho sentito questa mancanza della nostra regione, l'ho proprio avvertita questa mancanza della nostra regione, perché quando si è trattato di parlare sul piano strategico e quando si è parlato di quando si è trattato di discutere della parte scientifica, c'è stato qualcuno, il presidente dell'Invitalia, che ha detto: a sud di Roma non c'è niente. Ma come si può dire che a sud di Roma non ci sia niente? Come può dire che a sud di Roma non ci sia niente? Lo può dire perché mancava la nostra regione. Sindaco, l'anno prossimo, lo so, non so se ci saremo ancora noi, se non ci saremo, se saremo tra 2 anni. Vabbè, ci saremo, come può darsi che andremo altrove, no? Non può essere che andiamo altrove, che andiamo per esempio a rappresentare la regione, che ne sappiamo noi? Va bene, l'anno prossimo se ci saremo, questo evento lo dobbiamo preparare noi per dimostrare quantomeno al presidente dell'Invitalia che a sud di Roma c'è tutto, c'è la grandezza, c'è la grande bellezza, una bellezza che sicuramente supera la Val Camonica, così terribilmente rappresentata, mentre noi, se non ci fosse stata la città metropolitana, a Roma non ci sarebbe stato nessuno. Grazie. Grazie. Ha chiesto nuovamente di intervenire il consigliere Tito, poi il consigliere Marrazzo. Grazie. Sindaco, grazie. Sarò velocissimo
essendo che siamo in diretta streaming, in questo secondo step di 19 milioni di euro andiamo ad inserire e a finanziare i progetti di 13 comuni, che sono Castello di Cisterna, Cercola, Lettere, Monte di Procida, Ottaviano, Piano di Sorrento, Rocca Rainola, San Paolo Belsito, Sant'Agnello, Santa Anastasia, Sant'Antonio Abate, Vico Equense e Volla. Con questi 13 comuni ne aggiungiamo già altri 19 e stiamo a 32, siamo oltre il 30% dei comuni della città metropolitana che otterranno i benefici da parte della città metropolitana. Grazie Sindaco. Grazie a lei di questa ulteriore precisazione. Consigliere Marrazzo, prego. Buongiorno a tutti. Oggi la delibera che ci apprestiamo a votare, che va ad integrare quella precedente, come diceva giustamente il consigliere Tito, con quella di oggi finanziamo 32 comuni. La scelta che è stata fatta dal sindaco in primis e poi dall'intero Consiglio metropolitano è stata una scelta politica di finanziare tutti gli enti locali che appartengono all'intera area metropolitana, non sulla base del collegamento politico con qualche consigliere oppure con il sindaco, ma sulla base di criteri oggettivi, quindi sulla base del numero di abitanti di ogni comune e per finanziamenti che non avrebbero potuto avere dalla città metropolitana, perché noi ci occupiamo di strade e scuole di nostra competenza, delle coste che sono di nostra competenza, ma delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, noi non abbiamo alcuna competenza e sappiamo bene quali sono le condizioni delle scuole di tutti i comuni dell'area metropolitana, comprese le strade di competenza comunale. Quindi ciò che oggi ci apprestiamo a votare per la seconda volta, quindi integrando l'elenco dei comuni che già hanno avuto il finanziamento, è veramente un qualcosa che non si è mai visto, penso, ad oggi in Italia. Quindi io accolgo l'invito giustamente del consigliere Tito anche per il lavoro che ha fatto lui come consigliere delegato unitamente agli uffici e anche per l'ulteriore lavoro che dovranno fare per l'approvazione di questi progetti, quindi per la verifica della conformità dei progetti al piano strategico. Però dobbiamo dire che noi finanziando i comuni non è che dimentichiamo ciò che è di nostra competenza, tant'è vero che non solo l'anno scorso abbiamo finanziato 20 milioni dal piano strategico per le scuole, ulteriori rispetto a quelli già impegnati nel nostro bilancio, quest'anno abbiamo previsto altri 30 milioni per le scuole, così come abbiamo previsto 75 milioni su base triennale per le strade. Quindi ciò che noi stiamo facendo per i comuni con i fondi della città metropolitana lo stiamo facendo senza trascurare ciò che è di nostra competenza. Grazie, molto importante questa puntualizzazione. Io prima di mettere in votazione vorrei anche io ringraziare davvero tutti voi, in particolare il consigliere Tito, ma anche molto l'intera struttura della città metropolitana, che ha fatto un lavoro molto difficile, molto complesso, perché come ricordava il consigliere Marrazzo ci sono temi che attengono anche alle materie di competenza esclusiva della città metropolitana. C'è stato un grande contributo di tutta la direzione generale, del gabinetto, del segretario con i suoi uffici, la ragioneria, tutti i dirigenti, gli uffici, il personale, ed è davvero un lavoro senza precedenti. Voi pensate che oggi approvata questa delibera, poi si fa un ulteriore ultimo passaggio nella giunta metropolitana, quindi con una mia delibera. Poi tutti i comuni sono in condizioni di fare delibere di giunta e firmare gli accordi, quindi per chi ha già magari lavori appaltati con gare concluse, il minuto dopo può partire se vuole con i cantieri, altri faranno le gare, sarà qualcosa che i nostri concittadini vedranno, quindi non è un tema che dice vabbè noi vedremo quello di cui state parlando tra 10 anni, già nella fine del 19 si potranno vedere l'inizio dei cantieri per poi vedere nel 20 e il 21 in particolare. E questo credo sia una visione importante, lo voglio dire soprattutto a chi anche nei nostri territori talvolta ha parlato dicendo ma che cosa fa la città metropolitana, qual è la visione. Noi abbiamo dimostrato di avere una visione, di saper dialogare anche tra persone che hanno sensibilità politiche molto diverse, di trovare con lealtà un equilibrio istituzionale. Io credo che questo è qualcosa che nei nostri territori ognuno di noi con le capacità e l'onestà intellettuale le può raccontare per come sono, quindi senza nascondere difficoltà, ma anche la gioia
di aver raggiunto un risultato che non era affatto scontato e averlo fatto in tempi rapidi con un accordo con tutte le strutture amministrative. Quindi credo che sia veramente una giornata importante. Quindi anche io mi compiaccio, mi sembra che ha chiesto di intervenire, pensavo che si era conclusa la discussione, il consigliere Giuseppe Cirillo ne ha facoltà. Chiedo scusa, sindaco, perché io volevo intervenire proprio prima che intervenisse lei, era giusto per esprimere la mia felicità e anche quel lavoro che noi stiamo facendo. E questi momenti ti portano anche a una riflessione politica di dire benissimo, abbiamo fatto bene. Che significa abbiamo fatto bene? Ricordo a me stesso e anche ai miei amici di partito e anche a tutti i colleghi consiglieri metropolitani che quando nacque questo accordo istituzionale in questa assise, quando c'è stato un lavoro, abbiamo avuto tante critiche, abbiamo avuto attacchi sui giornali, la stampa era contro il grande inciucio che stava nascendo in città metropolitana. E per chi è un amministratore sa benissimo che cosa significa essere sbattuto sui giornali, sulle tutte le testate, per dire che cosa stavamo facendo in città metropolitana. Caro sindaco, cari consiglieri, è questo quello che abbiamo fatto. Abbiamo dato quello che i comuni volevano. Guardate, quando escono bandi regionali, quando escono bandi del MIUR, del Ministero, che cosa deve fare un sindaco? Cosa deve fare un'amministrazione? Partecipare. Quindi significa che delle scelte, queste scelte di finanziamento non vengono dettate dall'ente locale, ma bensì da organi sovracomunali. Che cosa abbiamo fatto noi di straordinario? Abbiamo chiesto noi ai comuni che cosa avete rispetto a quest'asse che noi, del nostro piano strategico, che cosa volete, che cosa serve alla vostra comunità, noi siamo qui presenti. Ed è questo quello che è stato fondamentale, caro sindaco e cari consiglieri. Noi abbiamo messo le risorse della città metropolitana per una giusta e una destinazione che gli amministratori possono farsi, che sono obiettivi che a volte raggiungono l'obiettivo della nostra comunità. Oggi serve ristrutturare una piazza al titolo secondo, bensì di farne un'altra, oppure fare un'isola ecologica. Questo non l'ha scelta la città metropolitana, l'abbiamo scelto insieme, l'abbiamo condiviso, caro sindaco. Io all'ultima volta non ho partecipato al consiglio per problemi di natura personale, ma era questo che volevo dire. Un plauso al direttore generale, al segretario e a tutti i dirigenti, perché siete stati pionieri insieme a me. Da sindaco dico, è troppo semplice vedere un altro comune che cosa fa, scaricarsi quella determina, quella delibera, copia e incolla, verifica tutto. Questo no. Quando le cose nuove spaventano, caro sindaco, spaventano tutti quanti, perché effettivamente un intervento nuovo, la città metropolitana di Napoli è stata pioniera in questo, è stata pioniera e siamo arrivati a un obiettivo straordinario, siamo al 32%, io spero, caro Peppe Tito, che forse raggiungiamo il 100%, ma se non lo raggiungiamo non è colpa nostra, ma bensì è colpa degli enti che non hanno partecipato, perché noi abbiamo dato un'effettiva indennità a tutti quanti. Quindi oltre a fare gli auguri a tutta la struttura e mi congratulo per l'obiettivo e per lo straordinario successo che siamo arrivati, non si finisce mai di essere, come si dice, perché non è che abbiamo raggiunto l'obiettivo, anzi, uno chiede sempre di più. E caro sindaco, nel mio comune io ho una sofferenza di organico e purtroppo ci stanno, come in tutte le amministrazioni, chi lavora tantissimo e chi lavora poco. Io purtroppo sto sempre vicino a quelli che lavorano tantissimo e dicono, caro sindaco, voi ci stressate dalle 8 di mattina in poi. Allora io penso che nella pubblica amministrazione abbiamo questo e dico, valorizziamo chi lavora tanto, valorizziamo quelle persone e quei soggetti che dobbiamo dargli giusto come incentivazione e nello stesso momento vediamo veramente, li ringraziamo e devono fare sempre di più perché in tempi stretti dobbiamo arrivare anche all'obiettivo di firmare le nostre delibere di giunta per iniziare questi trasferimenti, perché altrimenti rimaniamo giocati rispetto e non riusciamo poi a concretizzare, perché oggi stiamo nella seconda fase del parco progetti, caro Tito, ma adesso andiamo nella fase tecnica per l'erogazione, per le convenzioni, per le stipule, eventualmente per fare anche gli impegni di spesa, perché se non arriviamo agli impegni non vorrei che andiamo in economia questi soldi e qui non li possiamo più usare, perché questo è il nostro avanzo, è fin tra il 31 dicembre, se non erro,
come è la procedura. Quindi veramente grazie a lei sindaco, e condivido ancora di più quello che abbiamo fatto, e forse non dico se saremo monito anche da esperienze, il governo nazionale non oltre potrebbe essere ancora una bella cosa. Grazie. Va bene, quindi mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, maggioranza con astensione del consigliere Francesco Capasso 5 Stelle, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Chiedo, come concordato prima, al vice sindaco Iovino di presiedere l'aula per cortesia, perché devo allontanarmi per un concomitante impegno di giunta al Comune di Napoli. Ancora grazie, adesso lavoriamo rapidamente per fare la delibera di giunta, già ho parlato col direttore generale, e poi i singoli comuni operano, così firmiamo gli accordi con la città metropolitana e raccontiamo anche ai nostri territori, perché la politica vive anche di racconto, perché altrimenti sembra sempre che c'è un racconto malefico, mentre invece ci sono i problemi, ma ci sono anche tante cose buone, come la pagina che abbiamo scritto oggi col contributo davvero di tutti, e di questo me ne compiaccio molto, perché c'è stato un grande lavoro dietro, ma il lavoro alla fine paga sempre quando viene fatto con correttezza e con lealtà. Io mi allontano e vi auguro buona serata, e lascio a Iovino la presidenza del Consiglio. Grazie. Allora, procediamo. Allora, il punto 4, variazione al bilancio di previsione 2019-2021 con applicazione all'esercizio finanziario 2019 dell'avanzo vincolato per complessivo 105.333,90, delibera sindacale 220 del 9/9/2019. Chi è a favore alzi la mano, chi si astiene, chi è contrario, votiamo per immediata esecutività. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività. Punto 5. Contrario. Ok. Il contrario sia sulla votazione sia sulla immediata esecutività. Ok. Allora, rettifico, contrario sia sull'immediata esecutività sia sulla votazione. Dica passo Francesco. Punto 5, variazione al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio metropolitano numero 96 dell'8 aprile 2019 per euro 19.000, del decreto sindacale 222 del 9/9/2019. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, si astiene Capasso. Tutti gli altri voti sono favorevoli, votiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, Capasso. Punto 6. Sindaco, scusi, prima che andiamo alle variazioni di bilancio, volevo dire una cosa. Volevo dire, questa questione della costituzione delle commissioni a norma dello statuto della città metropolitana è davvero problema urgente ed importante, come ha avuto modo di sottolineare il consigliere Cirillo. Allora, quindi chiedo appunto al segretario se dopo ci possiamo riunire per qualche minuto per poter decidere la data in cui discutiamo della questione della costituzione delle commissioni. Grazie. Vabbè, giusto una parentesi, che nell'ultima capigruppo un po' con tutte le altre forze politiche ci siamo raccordati per quali potevano essere i criteri, quindi rispetto a questa cosa quelli che sono ben informati sono anche i capigruppo. L'unica cosa che mi pare che c'era Caiazzo per Forza Italia, quindi che oggi è presente, non c'era Di Maio, quindi c'è tutta la composizione, c'è anche Capasso, quindi per me va bene, possiamo farlo. Andiamo avanti al punto 6, variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per complessivi euro 12.213,31 per l'esecuzione della sentenza di Tribunale di Napoli 1463 del 2019, delibera sindacale 238 del 18/9/19. Procediamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, Capasso. Diamo seguito all'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, Capasso. Tutti favorevoli tranne Capasso, sia per la votazione che l'immediata esecutività. Capasso Francesco. Votiamo il punto 7, modifica del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi.
2016, annualità 2019-2020, delibera sindacale 221-99-2019. Votiamo. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Capasso. Votiamo, voto unanime, cessione di Capasso Francesco. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Capasso. Si astiene Capasso per l'immediata esecutività. Se può alzare la mano, Francesco Capasso. Votiamo il punto 8, riconoscimento di debiti fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, sentenza del Tribunale di Napoli Nord 229618, di condanna della città metropolitana per euro 66.000. Votiamo, chi è a favore alzi la mano. Ah, vuole intervenire Capasso. Giusto un piccolo intervento in merito. Allora, oggi ci troviamo a votare all'incirca 225.000 euro di debiti fuori bilancio. Tra questi debiti fuori bilancio ce ne sono un paio che fondamentalmente vanno a totalizzare quasi il 50% dell'importo totale, quello che per l'appunto ci stiamo apprestando a votare, da 66.000 euro, e poi successivamente il 36 da 55.000 euro. In primis, mi sarei aspettato per il punto all'ordine del giorno presente una maggior delucidazione, in quanto da quello che si evince questo importo di 66.000 euro che noi andremo a deliberare è inerente ad un incidente stradale di un cittadino che con la sua auto in via San Francesco a Patria è praticamente andato in una buca coperta d'acqua e fogliame. 66.000 euro, dato che fondamentalmente non si parla di lesioni, si accenna a lesioni, ma non si scende nel dettaglio né sulle lesioni né sui danni, mi sembra, tra virgolette, una relazione un pochettino poco dettagliata rispetto a quelle che sono sempre state fatte in precedenza, perché io quello che ho sempre notato in città metropolitana per quanto riguarda i debiti fuori bilancio è sempre stato un dettaglio maniacale nelle relazioni che venivano allegate ad ogni singolo debito. Stessa cosa dicasi poi per il numero 36, che poi andremo a vedere, dove si vanno a dare 55.000 euro ad un noto albergo di Sorrento per erosioni marine. In più, fatto questa precisazione in merito a dettagli che non sono stati delucidati, soprattutto nel punto all'ordine del giorno numero 8, chiedevo a che punto siamo dal punto di vista ad una promessa che è stata fatta da questa amministrazione e che non mi risulta sia stata portata avanti, in merito a quella che è la negoziazione assistita, che potrebbe far sì che fondamentalmente i debiti fuori bilancio che di consiglio in consiglio andiamo ad approvare possano eventualmente ridursi notevolmente nell'importo totale. Grazie. Diamo la parola al segretario in modo che lui. Lino, no. Bertolotto? Oppure Bertolotto, così. Premetto, si tratta comunque di debiti fuori bilancio, lettera, sentenza esecutiva, quindi non è per andare a sindacare sul debito fuori bilancio in quanto tale, ma è semplicemente sul un maggiore dettaglio anche in quelli che sono i debiti fuori bilancio, sul come vengono presentati, perché scritta così 66.000 euro per andare a finire in una buca sembra un importo, diciamo così, esagerato. Poi con le dovute motivazioni, con la dovuta argomentazione, magari ecco, si va a giustificare l'importo stesso. Sì, c'è una sentenza abbastanza articolata che l'avvocatura ha ritenuto anche non dover appellare, quindi la sentenza io l'ho letta, ne leggo purtroppo ahimè una decina al giorno,
E c'è poco da dire, cioè di fronte ad una statuizione del giudice di primo grado, che sapete le sentenze sono immediatamente esecutive, c'è poco da fare. E la relazione istruttoria mi sembra che sia abbastanza congrua. C'è una dettagliata spiegazione di tutte le spese, c'è un parere favorevole, non so che cosa dire. Assolutamente, sì, ci sono lesioni, ma io forse sono stato infelice nell'esprimermi. Io non ho fatto un attacco sulla votazione della delibera. Sappiamo benissimo che essendo un debito fuori bilancio, lettera A, sentenza esecutiva, c'è poco da eccepire. Diamo pure un attimo la parola al segretario, esatto. Perché alcuni dati sono sensibili, quindi evidentemente quando ci rilasciano delle sentenze, in alcuni casi, soprattutto sulle lesioni di carattere personale, quindi ci sono delle procedure diverse. Allora, naturalmente non si tratta semplicemente di una buca, ma stiamo parlando comunque di una sentenza in riferimento alla quale, come dirigente, ha fatto riferimento, sono tutte provvisoriamente esecutive. Secondo il principio del solve et repete, si bisogna prima pagare e poi eventualmente fare appello. Il problema è, come abbiamo più volte detto, che Città Metropolitana di Napoli va in autoassicurazione, ragione per la quale, non essendoci un'assicurazione, ancorché sia in corso di esperimento una procedura per la scelta del broker per andare successivamente a una gara, comunque, perché tutti i casi che finora abbiamo avuto sono di abbandono da parte delle società assicuratrici a causa dell'elevata, incidentalità che si verifica, ragione per la quale noi dobbiamo poi provvedere al risarcimento del danno. Ma quando c'è una sentenza, al di là della relazione, che comunque le assicuro che le relazioni che vengono fatte all'interno di Città Metropolitana, non so dov'è che sia il problema, ha forse aperto quello di Bertolotto, sono molto ben circostanziate, anche in ordine agli interessi, alle spese accessorie e a quant'altro necessario. Per ragioni naturalmente di riservatezza o di diritto della privacy non possiamo andare oltre, trattandosi anche di censimento e di riferimento di dati sensibili. Non si può andare oltre il principio di quello che il garante della privacy riferisce come principio di pertinenza e non eccedenza. Solo questa è la ragione. Poi, se lei come consigliere vuole qualunque altro chiarimento, noi naturalmente, con l'ausilio della struttura competente, del dirigente competente, siamo a disposizione per fornire tutti i chiarimenti e le delucidazioni che lei dovesse richiedere. Grazie. Giusto una precisazione. Allora, forse o sono stato io infelice nell'esprimermi o c'è stata poca attenzione nell'ascolto, questo non lo so. Io ho fatto una premessa, ho detto che in Città Metropolitana i debiti fuori bilancio hanno sempre avuto delle relazioni a dir poco maniacali, dettagliate, certosine. Ho fatto questa precisazione all'inizio, semplicemente notavo che rispetto a debiti fuori bilancio votati nelle sedute precedenti, ricordo, le porto un esempio, segretario, fu votato nei mesi scorsi un incidente avvenuto nel comune di San Vitaliano. Si faceva riferimento al limite di velocità, si faceva riferimento al modello della vettura, si faceva riferimento al tipo di lesioni, era dettagliata in maniera certosina. Da questo debito fuori bilancio, almeno per gli atti che abbiamo avuto, o per gli atti che ho avuto modo di visionare sul CLUD, si fa riferimento ad un'autovettura che impatta in una buca coperta d'acqua e da fogliame, che quindi la rendevano non visibile. Si parla di lesioni e si parla di un importo totale, complessivo di spese legali e tutto, di 66.000 euro. Si dice che per quanto riguarda la Città Metropolitana c'erano anche tra virgolette delle obiezioni importanti che potevano essere presentate, ma che fondamentalmente poi è stato sentenziato con un debito fuori bilancio, lettera A, che la Città Metropolitana aveva torto e di conseguenza dovevamo pagare questi 66.000 euro. Io facevo un punto sul dettaglio, sulla chiarezza, che rispetto agli altri debiti fuori bilancio avevo notato in questo caso. Non sto qui a sindacare se è giusto o è sbagliato, non sono un giudice, se è stato sentenziato così è così. Stavo dicendo semplicemente che rispetto alla puntualità delle relazioni degli altri debiti fuori bilancio, in questo caso l'ho trovata meno dettagliata, appunto, ma non ho mai detto che l'ufficio non è stato mai puntuale nei debiti fuori bilancio precedenti o cose del genere. Ho detto in questo caso non ho trovato una relazione certosina
come le ho trovate sempre, le ho riscontrate sempre nei debiti fuori bilancio precedenti. Poi sarà sicuramente, come lei adesso ci ha detto, dovuto al fatto che magari c'erano dei dati sensibili che non potevano essere riportati in questa relazione, e quindi ecco perché la va a differenziare. La mia era una semplice e pura osservazione. Non entro nel merito perché ne è entrato un giudice, quindi io non sono nessuno per poter sindacare l'operato di un giudice, perché non ci sono elementi eclatanti per poterlo fare. Vuole rispondere o vogliamo mettere in votazione? 8. No, passiamo al punto 9, riconoscimento di debito fuori bilancio ex articolo. Ah, ok. Passiamo alla votazione. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene? Capasso si astiene. Chi è contrario? Votiamo per renderlo immediatamente. Capasso Francesco. Per renderlo immediatamente esecutivo, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso, contrario, si astiene, Capasso si astiene. Vabbè. Approvato, tranne Capasso e maggioranza, tranne Capasso Francesco. Riconoscimento di debito fuori bilancio, punto 9, debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera del decreto legislativo 267-2000, sentenza del giudice di pace di Nola 2683-18, di condanna di città metropolitana al pagamento di euro 472,88. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso contrario, si astiene. Allora, si astiene Capasso. Votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso si astiene. Votato. Punto 10. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera A, decreto legislativo 267-2000, sentenza del giudice di pace di Marigliano 113-2014, condanna città metropolitana al pagamento di 2.298,44. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario, Capasso si astiene. Votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, Capasso si astiene. Immediatamente esecutivo. Votato. Riconoscimento numero 11, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera, comma 1, lettera, decreto legislativo 267 del 2000, sentenza del giudice di pace di Marano di Napoli 928-2014, condanna della città metropolitana al pagamento di 1.192,71. Votiamo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso si astiene. Votiamolo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, Capasso si astiene. Francesco, immediatamente esecutivo. Ok. Riconoscimento numero 12. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera, decreto legislativo 267, sentenza del giudice di pace di Napoli 2582 del 2019, condanna della città metropolitana al pagamento di 5.480,03. Procediamo alla votazione. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Si vota a maggioranza con l'astensione di Capasso. Rendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso si astiene. A maggioranza, votato. Numero 13, riconoscimento di debito fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera, decreto legislativo 267-2000, sentenza del giudice di pace di Pomigliano 849 del 2018, di condanna di città metropolitana al pagamento di 5.351,33. Votiamo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso si astiene.
astiene, sì, maggioranza con l'astensione di Capasso. Votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore? Alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Capasso si astiene. A maggioranza con l'astensione di Capasso. Riconoscimento del debito fuori bilancio numero 14, ex articolo 194,1, lettera del decreto legislativo 267, sentenza del giudice di pace di Napoli, 14788-2017, condanna città metropolitana, 2431,02. Votiamo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. A maggioranza con l'astensione di Capasso, rendiamo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. A maggioranza con l'astensione di Capasso. Riconoscimento debito numero 15, decreto legislativo numero 267, sentenza del giudice di pace di Barra 3464-19. Di condanna di città metropolitana al pagamento di 669,15. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Capasso, a maggioranza. Votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Capasso passa a maggioranza. Votiamo il punto numero 16, riconoscimento di debito fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera decreto legislativo 267-2000, sentenza del giudice di pace di Nola 3909, di condanna di città metropolitana 827,59. Votiamo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso si astiene. A maggioranza. Votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, Capasso si astiene. Approvato. Numero 17, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera decreto legislativo 27 del 2000, importo complessivo 21.626,94, sentenza 790718 del Tribunale di Napoli di condanna di città metropolitana. Votiamo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Capasso si astiene. A maggioranza. Votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Immediata esecutività. Riconoscimento. Votiamo il 18 e poi. Siamo giusto 14. Vabbè, lui torna. Quindi. Riconoscimento del debito numero 18. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera A, del decreto legislativo 27.000, sentenza 3771-19, RG 77-11-17 del giudice di pace di Napoli, condanna città metropolitana al pagamento complessivo di 1.883. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Capasso si astiene. A maggioranza. Votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso si astiene. Approvato a maggioranza. Riconoscimento del debito numero 19, di ex articolo 194, lettera A, del decreto legislativo 267 del 2000, importo complessivo 6.413,32, sentenza 010-19 del giudice di pace di Capri, di condanna della città metropolitana. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso si astiene. A maggioranza. Votiamolo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, a maggioranza per l'astensione di Capasso. Votiamo il punto numero 20, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, sentenza del giudice di pace di Santa Anastasia 11.02.19, di condanna di città metropolitana al pagamento 953,18. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso Francesco si astiene. A maggioranza. Votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Con l'astensione Francesco Capasso passa a maggioranza. Approvato. Punto 25, riconoscimento del debito per il bilancio, ex articolo 194, punto 21, sì, punto 21, riconoscimento del debito per il bilancio, ex articolo 194,1, lettera del decreto legislativo 27 del 2000, sentenza del giudice di pace di Santa Anastasia, RG 74-46-15, condanna la città metropolitana al pagamento di 4.000,72. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Capasso si astiene. A maggioranza. Rendiamo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso si astiene. A maggioranza. Approvato. Riconoscimento debito numero 22, del debito fuori bilancio, decreto legislativo 267, sentenza giudice di pace di Acerra.
Romano. Chi è contrario? Capasso si astiene a maggioranza, votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Con l'astensione passa a maggioranza la Capasso Francesco. Riconoscimento del debito fuori bilancio numero 14, decreto legislativo 267, sentenza 524017, RG 2017-17 del giudice di pace di Nola, condanna alla città metropolitana a pagamento di 2208,19. Chi si astiene? Chi è a favore? Chi è contrario? Capasso si astiene, passa a maggioranza, votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, l'astensione di Capasso passa a maggioranza, approvato. Numero 25. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194-267 del 2000, condanna la città metropolitana, il giudice di pace di Gragnano, 675,43. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario, Capasso si astiene, a maggioranza votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, Capasso si astiene, passa a maggioranza. Riconoscimento di debito fuori bilancio, decreto legislativo 267, sentenza 612-2019-4439 del 2016, condanna il pagamento di 876. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene Capasso, passa a maggioranza con l'astensione di Capasso, rendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, Capasso si astiene, a maggioranza, approvato. Ok. Allora, il punto dell'ordine del giorno, votiamo solo il punto all'ordine del giorno, va bene per voi? Ok, allora il punto, siamo al 27, chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, Capasso, a maggioranza passa, votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, Capasso si astiene, approvato. Punto 28, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, a maggioranza con l'astensione di Capasso, votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, Capasso astenuto. Mica cosa, alziamo la mano, visto che non leggiamo, alziamo la mano così chi ci vede ha la possibilità di capire la votazione. Passiamo al punto 29. Punto 29, chi è a favore alzi la mano. Alzi la mano chi è a favore. Chi è contrario, chi si astiene. Capasso si astiene, a maggioranza votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario, Capasso si astiene, giustamente. Punto 30, Capasso Francesco. Vabbè, Capasso Francesco, allora, il Pidio Capasso. Vabbè, allora, punto Francesca, capito? Mi viene bene quando nomino Francesca. Allora, numero 30, passiamo alla votazione. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario. Chi si astiene Capasso Francesco a maggioranza, votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, si astiene Capasso Francesco, passa a maggioranza. Votiamo il punto 31, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene Capasso Francesco a maggioranza, votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso Francesco si astiene a maggioranza. Punto 32, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, Capasso si astiene, votiamo per renderlo immediatamente esecutivo, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediatamente esecutivo. Punto 33, sempre Capasso Francesco, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, punto 33, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, si astiene Capasso Francesco, a maggioranza votiamo per renderlo immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, si astiene Capasso Francesco, approvato. Punto 34, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene Capasso Francesco, a maggioranza votiamo per renderlo esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario, a maggioranza si astiene Capasso Francesco. 35, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario,
Chi si astiene con l'astensione passa a maggioranza di Capasso. Rendiamolo immediatamente esecutivo. Chi è a favore, chi è contrario. Chi si astiene, Capasso ha approvato. Punto 36. Chi è a favore alzi la mano. Se alzate la mano. Chi è contrario, chi si astiene, Capasso a maggioranza. Rendiamolo Capasso Francesco immediatamente esecutivo. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, Capasso si astiene immediatamente esecutivo. Punto 37, chi è a favore alzi la mano, chi si astiene, chi è contrario, si astiene Capasso, a maggioranza Capasso Francesco si astiene, votiamolo immediatamente esecutivo, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, l'unica cosa vi chiedo di alzare la mano perché già abbiamo velocizzato il voto, Capasso Francesco si astiene, la votazione passa. Andiamo al punto 38, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene Capasso a maggioranza, rendiamolo immediatamente esecutivo Capasso Francesco, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene Capasso Francesco a maggioranza, è passato. Punto 39, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, Capasso Francesco si astiene, approvato a maggioranza, rendiamo l'esecutivo, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene Capasso Francesco immediatamente esecutivo. Punto 40, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene Capasso Francesco a maggioranza, rendiamo l'esecutivo, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività con l'astensione di Francesco Capasso. Punto 41, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene Capasso, a maggioranza rendiamolo immediatamente esecutivo, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività. 42, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene Capasso, a maggioranza, Capasso Francesco, votiamo per renderlo immediatamente esecutivo, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, si astiene Capasso, approvato. Punto 43, punto e ultimo. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene Capasso Francesco a maggioranza, rendiamolo immediatamente esecutivo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene con l'astensione di Capasso, concludiamo i lavori, grazie.